Il grande ritorno, ragazzi. Eccomi qua. Manca Francesco. Prego, vieni avanti. Prego. Ragazzi. No! Che cazzo? Allora, ragazzi. Zitto! Oh, no! Ma come ti permetti di tirargli un pugno? Scusa. Scusa, Supremo. Comunque, raga, Supremo a parte, questo è il 28esimo episodio della serie del Quizbook di Dragon Ball dopo non so quanto tempo, forse 4 mesi. 5, sì, anche 5 mesi forse. Comunque, oggi siamo tornati, continueremo a rispondere alle domande, 10 domande anche in questo episodio. Allora, siamo il punteggio lo teniamo noi, siamo 339 pari, quindi esatto. 339 per me e per lui. Però guarda un po'. 300 quanto? 339. Non 239. 239 239 per me, 239 per lui. Quindi siamo 239 pari. L'ultima domanda a cui abbiamo risposto è la 460, quindi andremo avanti con la 461. Vi ricordo che abbiamo anche l'aiuto del Supremo per una domanda per ogni episodio. Perché io da oggi avrò una domanda in meno perché c'è un punto regalato. Quando? Il nostro tatticissimo segnalibro, che non è altro che un post-it usato, leviamolo. 461. Cosa succede ai cyborg se si usa il controller creato da Bulma? Ce l'ho. Esplodono. Esplodono, dai, uno pari. Siamo stati troppo frettolosi, meno male abbiamo guardato. Si fermano, non esplodono. Perché io pensavo a C18, ragazzi. Zero pari. Qual è la prima tecnica che Mister Satan usa contro Cell? Schifo. Chop spacca tegole. Rolling attack Satan punch. Dynamite kick. Io dico kick. La seconda, te colli. Secondo me è la terza, dynamite kick, vediamo. Dynamite kick. Oh, che culo. 1-0 per me. 463. Satan prende parte al Cell Game. Quante tegole riesce a rompere con la tecnica spacca tegole mostrata prima dell'incontro? Poi dice qualcosa. No, non dice nulla. Secondo me ne spacca 5. Secondo me 5. Secondo dai, me sono 10. Generoso. 10, vediamo. Erano 14, abbiamo sbagliato. Vabbè, ragazzi, sono andato più Mister vicino Satan. Mi prende il punto. Uno pari per te. Siamo 1-0. Chi è il primo super guerriero a combattere nel Cell Game? Goku, Gohan o Vegeta? Ce l'ho. Secondo me Vegeta. E a combattere, secondo me Goku. Vediamo. Abbiamo sbagliato, cioè io ho sbagliato e Goku uno pari. Poi, 465. Quanti desideri si possono realizzare con le nuove sfere del drago terrestri? 3 desideri. Sono me 3. Ok, no, erano 2 desideri, raga, facciamo veramente cagare. Vabbè. Che cosa c'è scritto sul tetto della macchina di Satan? C'era scritto, boh, che cosa dice? Questa non lo sappiamo proprio, le altre un'idea potevamo averci. Convochiamo il Supremo. Questa ci serve il Supremo. Supremo, cosa c'è scritto sulla macchina? Non c'è il Supremo? È sparito. Ma noi sappiamo come far arrivare il Supremo. Esatto. Supremo delle patatine. Le vuoi? Supremo. Eccomi, eccomi! Oh no! L'ho portato via. Supremo, allora qual è la risposta? Satan! Satan? Ah, Satan. No, io cosa avevo detto? Raga, io pensavo Satan City invece. Raga, vi giuro, io pensavo raga, tipo o Saiyan. Raga, sì, io, o Saiyan, io fuori video Satan, ho detto Satan City. Anch'io, io pensavo Satan o Satan City. Però ormai non vale, abbiamo chiesto al Supremo. Però... però la risposta del Supremo è un vale punto per ciascuno. Esatto. Quindi due pari siamo. Quindi due pari teoria, per te. Che per essere alla 466 due pari è molto basso come punteggio. Andiamo avanti, 67. Come verrà chiamato più avanti lo stadio che Gon raggiunge dopo la distruzione del cyborg numero 16? Super Saiyan, Super Saiyan 2 o Super Saiyan 3? Super Saiyan, Super 2. Saiyan 2, da questa vabbè, è facile. Questa non la guardiamo. Questa sì. Quindi siamo tre pari. Poi, come si sottrae Satan al suo secondo turno nel Cell Game? Io ce l'ho. Si nasconde, boh, dice no, deve andare in bagno. No, deve devi dirne uno, dimmi uno. Secondo me deve andare in bagno. Deve andare in bagno. Vediamo. Cioè, dice che ha mal di stomaco, non che deve... cioè, che ha mal di stomaco... Io dico deve andare in bagno e basta. Finge di aver mal di pancia. La risposta è finge di aver mal di pancia. Raga. Quindi il punto è suo, però dice anche deve andare in bagno, ma la risposta è questa, quindi il punto è suo. 3-4. Per concludere la battaglia contro Cell, il cyborg numero 16 fallisce nel tentativo di fare qualcosa. Che cosa... farsi saltare in aria, esatto, per farlo esplodere. Da questa sensura la sapeva anche lui. Quindi 4-5 per lui. 470 è ultima. Come viene giudicato Goku da Satan prima che combatta contro Cell? Secondo me è boh, non lo un so, bravo ragazzo, tipo. No, secondo me è un mostro. Mostro? No, lo definisce super dilettante, schifoso di un Mister Satan. No, ha fatto muori, ha per favore. Bene, no, lo salvo solo perché è un personaggio di Dragon. Comunque siamo 4-5 per lui, per adesso è in vantaggio. Si è concluso così anche il 28esimo episodio della serie del Quizbook di Dragon Ball. Raga, a breve ne porteremo altri. Raga, continuate a supportare questi video, mi raccomando, perché ne porteremo altri. E dalle prossime volte poi... buone queste patatine! Sono le patatine che abbiamo dato prima al Supremo. Grande, dovunque grande tu sia. Dovunque. Comunque vi porteremo altri episodi molto più divertenti anche molto in compagnia perché questo qui, raga, Supremo, è il primo dopo 4 mesi. Questo sì, da un po' così per rompere il ghiaccio. Ricordatevi, come al solito, di lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi al canale, passare al profilo Instagram. Prima adesso, facciamo su tutte le attività della pandemia per non perdervi nessun video.
Detto questo vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. E sono finalmente in vantaggio dopo due mesi. No, che due mesi? Quattro. Quattro mesi. Detto questo vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.